Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Nel video di oggi vi parlo del Moto G7 Play. Devo ammetterlo, questo smartphone mi ha sorpreso. Sarà che per via dell'aspetto economico e il prezzo di listino, inferiore ai 200 euro, mi aspettavo un dispositivo goffo e legnoso, ma la realtà dei fatti è che mi sono dovuto ricredere non appena ho iniziato ad utilizzare il terminale. Tuttavia, di come va Moto G7 Play ne parliamo tra un po'. Per adesso soffermiamoci sul design. Questo Motorola sembra ed è economico, ma riguardo la qualità costruttiva non gli si può recriminare nulla. È ben assemblato e le plastiche utilizzate per frame laterale e scocca posteriore sono di ottima qualità. La parte frontale è in vetro leggermente stondato ai bordi, mentre, tornando per un attimo al posteriore del terminale, voglio farvi notare che non trattiene affatto le impronte grazie alla zigrinatura della plastica. Nella notch di G7 Play sono integrati sensori di luminosità e prossimità, capsula auricolare, fotocamera frontale e un piccolo flash LED. In basso troviamo il foro per il microfono principale e la porta USB di tipo C, una sorpresa per un terminale di questo tipo. A destra, tasto di accensione e spegnimento zigrinato e bilanciere del volume. In alto, secondo microfono e jack da 3,5 mm. A sinistra, carrellino che può contenere contemporaneamente due nano SIM e una micro SD. E infine, sul retro, sensore biometrico che integra il logo Motorola, fotocamera principale e flash LED. Moto G7 Play è uno smartphone piccolo per gli standard attuali e proprio le sue dimensioni contenute e il peso di appena 149 grammi fanno sì che si maneggia davvero bene e che in tasca quasi non si sente. Insomma, davvero un ottimo prodotto in quanto ad ergonomia. Il display a bordo di questo Motorola è un'unità IPS da 5,7 pollici HD+. Risoluzione più che sufficiente su una diagonale di questo tipo, visti quasi 300 pixel per pollice di densità. Ho letto diversi articoli su questo schermo e ho utilizzato G7 Play come smartphone principale per una settimana e vi assicuro che in nessun caso mi è stancato la vista. Alla risoluzione adeguata per la grandezza del pannello si aggiungono ottimi angoli di visione e una luminosità massima che mi ha permesso di leggere senza problemi anche sotto luce diretta del sole. In poche parole, siamo di fronte ad un buon display, ma non aspettatevi ovviamente dei colori calibrati alla perfezione. Il logo Motorola sul sensore di impronte è un elemento che mi piace moltissimo, ma venendo al funzionamento di quest'ultimo, posso dirvi che è facilmente raggiungibile, preciso e sblocca il terminale con buona velocità. L'hardware di Moto G7 Play è caratterizzato da una CPU Snapdragon 632, GPU Adreno 506, 32 GB di memoria integrata espandibili tramite microSD e 2 GB di RAM, che potrebbero sembrare troppo pochi, ma vi assicuro che non lo sono, visto il sistema basato su Android Stock e l'eccellente ottimizzazione Motorola. Ovviamente, se avessero messo 3 GB di RAM sarebbe stato meglio, ma secondo me non lo hanno fatto perché altrimenti questo G7 Play avrebbe tolto mercato al G7 Power. In ogni caso, i 2 GB di RAM su questo smartphone sono perfettamente paragonabili ai 3 GB di RAM presenti su alcuni dispositivi Honor e Huawei che risultano meno ottimizzati di Motorola. Spendo due parole sullo Snapdragon 632, visto che è la prima volta che lo trovo a bordo di uno smartphone e visto che la nomenclatura potrebbe ingannare su qualche aspetto. Questo System on Chip non è altro che una versione potenziata, lato processore, del famoso Snapdragon 625. Mentre la GPU è esattamente la stessa Adreno 506 che troviamo a bordo del 625. Dunque, lato GPU, cioè come prestazioni grafiche, siamo sotto all'Adreno 508 dello Snapdragon 630. In poche parole, il nuovo Snapdragon 632 è più potente lato processore di Snapdragon 625, 626 e 630, alla stessa scheda grafica del 625 e 626, ma il 630 rimane il migliore dei quattro per la parte grafica e relativa alle connettività. Sciolti i dubbi in merito al System on Chip a bordo di questo dispositivo, posso dirvi che è proprio nell'utilizzo quotidiano che Moto G7 Play mi ha sorpreso. Anche se avendo avuto per oltre un anno uno smartphone Motorola che girava benissimo grazie ad uno Snapdragon 625, dovevo aspettarmi che G7 Play, con il suo 632, evoluzione per l'appunto del 625, non poteva di certo andare male. Deve avermi ingannato l'economicità del prodotto e i soli 2 GB di RAM. Ma devo aver dimenticato che stiamo pur sempre parlando di Motorola, azienda che riesce sempre ad ottimizzare al meglio l'hardware a disposizione. Ovviamente non aspettatevi un dispositivo fulmineo e che riesce a tenere in memoria chissà quanti processi, ma come avete potuto osservare, tutte le app di uso comune si aprono con buona velocità e girano abbastanza bene. Per quanto riguarda il multitasking, durante le riprese il dispositivo non ha ricaricato nulla, ma vi assicuro che utilizzando un po' di più le varie app aperte e lasciando il dispositivo in standby per qualche minuto, qualche ricaricamento ci sarebbe stato.
In ogni caso, i 2 GB di RAM permettono di passare tra 2 o 3 app senza dover caricare nuovamente i contenuti, ma non aspettatevi di lasciare il dispositivo in standby e ritrovare tutto al suo posto dopo diverse ore. I 2 GB di RAM, anche se ben ottimizzati, non possono fare miracoli, ma allo stesso tempo voglio rassicurarvi sul fatto che G7 Play, nell'uso quotidiano, si comporta bene e non fa venire voglia di lanciarlo per aria come altri dispositivi di fascia bassa molto più goffi e lenti. Per quanto riguarda il gaming, ho provato Asphalt 9 con i dettagli grafici al massimo e nonostante la fluidità di gioco non sia delle migliori, posso affermare che l'esperienza videoludica, anche con le impostazioni grafiche più elevate, è sufficiente. Ovviamente, questo non è un dispositivo che consiglio a chi gioca molto con lo smartphone, ma per qualche partita ogni tanto può andar bene. La fotocamera principale di G7 Play è da 13 megapixel, con pixel grandi 1,12 micrometri e apertura del diaframma f2.0. La fotocamera frontale è invece da 8 megapixel e ha un'apertura f2.2. Il software fotografico non vi risulterà nuovo se conoscete già altri smartphone Motorola. Sono presenti delle comode scorciatoie per le impostazioni più utilizzate, è presente una modalità manuale che permette di regolare manualmente messa a fuoco, ISO, bilanciamento del bianco e tempi di scatto fino a mezzo secondo. Presenti anche la modalità slow motion e time lapse ed è possibile addirittura girare video in 1080p 60fps e 4K 30fps. Insomma, l'app fotocamera è davvero completa e ricca di possibilità in rapporto alla fascia di prezzo del terminale, ma per quanto riguarda gli scatti, non aspettatevi grandi risultati. Le foto di questo dispositivo risultano sufficienti in più o meno tutte le condizioni di luce, ma il dettaglio non è granché nemmeno in pieno sole. Per fare delle foto degli appunti o qualche scatto per i social, la qualità offerta da G7 Play è più che sufficiente, ma se pensate di utilizzare questo dispositivo come unica vostra fotocamera per immortalare tutti i ricordi, vi consiglio assolutamente altro. Per quanto riguarda i video, vi consiglio di non andare oltre il 1080p 30fps per poter usufruire della stabilizzazione elettronica, decisamente efficace, così come efficace la messa a fuoco, rapida e abbastanza precisa. Buono anche il dettaglio, mentre lascia un po' a desiderare la gamma dinamica. Se volete osservare più nel dettaglio le foto realizzate dal Moto G7 Play, vi consiglio di fare un salto sul mio canale Telegram, perché ho appena caricato gli scatti non compressi realizzati con questo terminale. Inoltre, vi consiglio di seguirmi su Telegram, perché oltre a pubblicare gli scatti a piena risoluzione degli smartphone che recensisco, ogni tanto vi aggiorno sulle attività del canale e soprattutto vi segnalo i maggiori ribassi di prezzo Amazon relativi al mondo smartphone. In più, se vengo a conoscenza di altre offerte o promozioni interessanti da parte di altri negozi online o catene di elettronica, non manco nel segnalarvele. Moto G7 Play ha una classica batteria da 3000 mAh, ma in rapporto all'hardware del terminale sono davvero tantissimi. E infatti, come si può osservare dalle statistiche e dati relativi all'uso, avrei potuto coprire quasi sempre 2 giornate piene di utilizzo con una carica. Andando dritti al punto, vi dico che l'autonomia di questo Motorola è davvero top e permette di non doverlo caricare almeno per un giorno e mezzo anche se utilizzato intensamente. Mentre, con utilizzo blando o medio, 2 giornate di autonomia sono praticamente assicurate. La versione di Android è la 9, con patch di sicurezza di dicembre 2018. Riguardo il supporto software di questo terminale, non ho informazioni precise. Dunque, posso solo dirvi che secondo me riceverà al massimo un major update e le patch di sicurezza saranno aggiornate ogni 2-3 mesi per circa un anno. Dopodiché la frequenza degli aggiornamenti dovrebbe diminuire, ma spero tanto di essere smentito al riguardo. In ogni caso, è giusto precisare che per questo aspetto, tralasciando Nokia, gli altri produttori non fanno meglio per il loro smartphone da listino inferiore ai 200 euro. Come avete potuto osservare, il software Motorola è praticamente stock, e come vi ho già anticipato è decisamente ben ottimizzato. Tra le poche personalizzazioni software, oltre all'app fotocamera, troviamo un'ottima gestione della doppia SIM, le Moto Actions e il Moto Display, delle funzioni davvero ben pensate e realizzate, che migliorano notevolmente l'esperienza d'uso. Tra le Moto Actions più utili vi mostro ovviamente il doppio martello per attivare e disattivare la torcia, e la doppia rotazione del polso per richiamare velocemente la fotocamera. Due funzioni che potrebbero sembrare stupide se non le avete mai provate, ma vi assicuro che dopo averle usate per un po', le vorreste su ogni smartphone. Allo stesso modo si fa apprezzare il Moto Display, funzione che ci mostra eventuali notifiche, orario e batteria residua ogni qualvolta arriva una notifica, solleviamo il terminale o lo estraiamo dalla tasca, borsa o zaino.
Inoltre, Moto Display permette anche di interagire con le notifiche tramite degli swipe verso il basso o verso l'alto che permettono rispettivamente di ignorare una notifica, di rispondere rapidamente o di aprirla direttamente. Piccola nota, nelle impostazioni relative alle Moto Actions è possibile attivare e disattivare il controllo tramite gesture, che personalmente ho molto apprezzato. La ricezione del GPS e del segnale telefonico è davvero molto buona, anche se purtroppo manca il supporto al 4G+. Nessun problema invece con il normale 4G. Ottima la ricezione del Wi-Fi, anche se devo purtroppo segnalarvi l'assenza della frequenza 5 GHz. Dunque, Wi-Fi soltanto monobanda per il G7 Play. Molto buona la qualità in chiamata, mentre reputo nella media potenza e qualità audio in uscita dal jack da 3,5 mm e dall'altoparlante, situato in corrispondenza della capsula auricolare. Parlando di connettività e sensoristica, è molto positiva la presenza della porta USB di tipo C su un dispositivo di questo tipo. D'altra parte, mancano Wi-Fi dual band, NFC e bussola. Il Bluetooth è di tipo 4.2 e sono presenti accelerometro, giroscopio e radio FM. Il prezzo di listino di Moto G7 Play è di 189€ e ovviamente per questa cifra vi consiglio di puntare ad altro. Tuttavia sappiamo benissimo che il prezzo di listino degli smartphone, almeno online, è destinato a scendere nel giro di poco tempo e sono sicuro che in un paio di mesi il prezzo di questo terminale si assesterà sui 150€ e per questa cifra rappresenterà una valida alternativa per chi desidera uno smartphone compatto, leggero, affidabile, che si comporta bene nel quotidiano con un'ottima ricezione, eccellente autonomia e possibilità di sfruttare contemporaneamente due SIM e una microSD. E voi, cosa ne pensate di Moto G7 Play? Per che tipo di utente vi sembra adatto? Rispondete a queste domande nei commenti, oppure fatemi voi qualche domanda se avete dei dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community e un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.